Radio Gold presenta speciale Palio San Giovanni Battista 2013. Buon pomeriggio agli amici di Radio Gold, siamo in un altro appuntamento con l'ente autonomo Palio di San Giovanni Battista. Abbiamo avuto diversi responsabili che ci hanno parlato delle varie manifestazioni che compongono tutto l'intero evento in questa 19ª edizione. Quest'oggi siamo in studio con Andrea Marcelli, corresponsabile del settore giochi. Buon pomeriggio Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Allora, il torneo dei giochi popolari andrà in scena martedì 18 giugno in Piazza Garibaldi. Esatto, sì. Come si svolge? È uno dei primi tornei delle quattro porte, quindi un po' insomma cominciano ad agitarsi gli animi perché ognuno tifa per la propria porta. I giochi sono sempre gli stessi della passata edizione o sono stati diminuiti o sono aumentati? Beh, innanzitutto va detto che rispetto all'edizione passata abbiamo tolto il tiro dei tronchi, perché per quanto riguarda una serie di problemi e di questioni legate allo spazio creava insomma dei problemi per noi, anche se era molto affascinante e molto bello. Sì, anche sotto un certo punto di vista alcuni membri delle porte ci hanno un pochino avete preferito. Quindi quanti sono i giochi che si effettueranno? Dunque, martedì, praticamente domani, si svolgeranno in Piazza Bassa 5 giochi e partiremo con la Corsa delle Botti, che l'anno scorso è stata molto, diciamo, seguita con un pochino di stupore, perché comunque era il primo anno, e quest'anno cerchiamo di riproporlo in maniera un po' diversa, nel senso che praticamente faremo una sorta di staffetta tra due coppie di garzoni per ogni porta, in modo che ci sarà la possibilità per loro stessi insomma di riposarsi un attimino, visto che a detta proprio di coloro che hanno partecipato l'anno scorso è stata una gara abbastanza faticosa, perché comunque sia trascinare una botte fino diciamo dalla Piazza Bassa fino all'Asturi in alto, insomma, è abbastanza impegnativo. Sì, perché poi il tratto che da Piazza Garibaldi arriva fino in Piazza Bassa sembra piano, è un falso piano ed è in realtà molto faticoso. Sì. E poi, anche per gli atleti che corrono. Sì, insomma. Poi naturalmente fatto questo gioco, poi sulla scia dell'anno scorso sarà accorciato il campo di gara e i giochi continueranno il loro svolgimento nella prima parte della Piazza Bassa e non nell'altra metà come al centro, è successo. Quindi si sposta più verso il corso. Diciamo sì, verso il corso. Però rimane sempre in Piazza Bassa, ma nella prima parte, diciamo. Sì, naturalmente. Quindi gli altri giochi, ce n'è uno che piace molto. Sì, abbiamo rimesso. Da tanti anni, insomma, è sempre molto divertente perché si torna un po' bambini con quel gioco. Sì, abbiamo rimesso praticamente il tiro alla fune tra vari entusiasmi e vari malumori, perché c'è una squadra che vince sempre, perché sono degli armadi. Sì, a parte e questo. E quindi le altre porte, almeno che ricordi io, le altre porte insomma si dannano un po' l'anima perché non riescono a conquistare proprio quel gioco. Vedremo quest'anno chi riuscirà. Sempre due manche. No, se posso fare un appunto, perché quest'anno proveremo da domani a una formula diversa, una sorta di girone all'italiana. Tutti contro tutti, e poi chi avrà alla fine il punteggio più alto, le prime due porte si scontreranno in seguito, dopo un bel po' di riposo, nella finale. Non diciamo tutto perché così lasciamo un po' di curiosità. Sì. Poi, quindi, gioco delle botti, tiro alla fune. Sì, quindi dopo questa prima match ci sarà poi la giostra ai carioli, il classico gioco, la staffetta ai carioli. Anche quella è una gara molto interessante perché comunque, insomma, trascinare un cariolo di legno insomma non è proprio facilissimo, nel senso è pesante. Sì, e poi quest'anno abbiamo fatto una piccola modifica, nel senso in cui chi trascina il cariolo poi dovrà anche riuscire a posizionarlo alla fine del tracciato in un rettangolo da noi
preventivamente fatto, in modo che poi la corsa risulti più, in una maniera un po' più, più, insomma, regolare, più regolare. E poi passiamo poi al quarto gioco, che è la corsa coi trampoli e sacchi, vista e rivista ormai un cavallo di battaglia. Esatto, si torna bambini, perché magari erano i giochi che si facevano diciamo proprio quando molti erano bambini, soprattutto quella con i sacchi. Sì, insomma, sì. Io mi ricordo si faceva e ci si divertiva molto. Sì, sì. Quindi poi ci sarà la finale della tiro alla fune. Sì. E in base a tutti i punteggi, in base a tutte le penalizzazioni, in base a tutte le, sì, le qualifiche, diciamo, sì, si decreterà la porta vincitrice. Ci sono i giudici, come sì, al solito, che controlleranno sì, la regolarità sì, sì, delle gare. Che altro dire? Insomma, è sempre un bel momento per tifare la propria porta, comunque per vedere un bello spettacolo. Sì, comunque sia, dall'inizio del palio è praticamente il primo atto dove mette la sfida tra le porte, diciamo. Quindi rinnoviamo l'appuntamento per martedì 18 giugno alle ore 21:30 in piazza Garibaldi, a tifare ognuno la propria porta o comunque a godersi lo spettacolo dei portaioli che si sfidano con i giochi popolari. Io ringrazio Andrea Marcelli, grazie, corresponsabile del settore giochi, perché l'altro, il responsabile, è in viaggio di nozze, quindi sì, gli facciamo gli auguri. Lui ha un'altra corsa da giocare, un altro torneo da quindi giocare. Un saluto a Luca, il responsabile, e un saluto a tutti, buon palio a tutti, grazie Simona, grazie Radio Gold. E noi ci vediamo durante il palio. Radio Gold ha presentato Speciale Palio San Giovanni Battista 2013.